Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio parlarvi di un particolare tipo di turismo, che è il turismo esoterico, ossia tutte quelle mete, tutte quelle destinazioni che vengono scelte perché hanno una leggenda particolare, perché magari contengono al loro interno dei simboli massonici, perché hanno dei flussi di energia positiva o dei flussi di energia negativa. Quindi tutto quello che riguarda il mondo dell'esoterismo. E questo genere di turismo è abbastanza frequente e gettonato. Io, ad esempio, amo questo tipo di turismo perché a me piace tantissimo andare alla ricerca di cose un po' misteriose, di simbologia, conoscere la storia un po' più nascosta di determinati luoghi. Quindi chi va, diciamo, a cercare queste cose deve essere un appassionato di esoterismo, un appassionato di paranormale, perché ovviamente la curiosità in questo caso è molto più stimolata. Però in questo video in particolare vi parlo di tre città che sono definite le città magiche, in particolare Torino, Lione e Praga. Queste tre città, per le loro caratteristiche, vanno a costituire il triangolo della magia bianca. Il triangolo perché sono posizionate geograficamente in determinati punti e se queste tre città vengono unite da una linea immaginaria, formano un triangolo perfetto, che è un triangolo appunto definito della magia bianca. Ovviamente ci sono una serie di ragioni per cui si pensa che queste tre città vadano a costituire questo triangolo e quindi siano così cariche di questo tipo di energia positiva, perché quando si parla di magia bianca l'energia è comunque positiva. Nello specifico, per quanto riguarda Torino, avevo già fatto un video che è già presente sul mio canale, però comunque adesso riprendiamo anche gli argomenti che avevo trattato in quel video. Però, se volete vedere qualcosa di più approfondito su Torino, vi lascio il video nelle schede così potete andare a vedere anche quello. Torino ha un buon equilibrio di forze del bene e di forze del male, perché è in una posizione geografica particolare che va a costituire il triangolo di magia bianca, ma anche il triangolo di magia nera. Quindi ha proprio questo buon equilibrio, questo buon bilanciamento tra i due tipi di forze. Inoltre, la sua posizione geografica lo pone proprio tra il fiume Po e il fiume Dora, che a livello simbolico rappresentano il sole e la luna. Inoltre, è esattamente al 45° parallelo, che è esattamente il punto in cui l'energia positiva ha il suo culmine. Poi all'interno della città ci sono anche dei simboli. Il primo fra tutti, che è anche quello più famoso, è la mole antonelliana, che per la sua forma particolare va a simboleggiare un'energia che parte dal suolo e si sprigiona verso il cielo, quindi a livello simbolico è molto carico di energia. Poi abbiamo la Gran Madre, che anch'essa è ricca di simbologia. Ci sono due statue, una delle due tiene in mano un calice e si pensa che possa essere il Sacro Graal. Poi, se osservate bene, l'altra statua guarda in un'altra direzione, guarda lontano e si dice che a livello simbolico lo sguardo sia rivolto verso la direzione da seguire per trovare il Sacro Graal. Quindi anche qui c'è molta simbologia, c'è molta ricchezza. Poi in Piazza Castello c'è il cancello di Palazzo Reale che sembra che sia posizionato proprio nel punto di confine tra magia bianca e magia nera. E infine nel Museo Egizio ci sono un sacco di oggetti che sono carichi di energia sia positiva che negativa e che in qualche modo sono legati alle storie e alle leggende dei faraoni, quindi sono proprio oggetti carichi a livello energetico. E questi sono un po' i motivi per cui Torino è considerata una città magica. Lione è un'altra città magica. Ci sono due fiumi, Rodano e Saona, che rappresentano il maschile e il femminile, quindi anche per questo a livello simbolico è considerata una città ben bilanciata a livello
livello energetico, ma ci sono anche altri motivi, perché sembra che Lione sia un epicentro di campi magnetici particolari. Inoltre ci sono dei segreti, ci sono dei misteri e c'è tutto un passaggio sotterraneo che collega i vari isolati e sembra che questi passaggi sotterranei custodiscano antichi segreti. E poi c'è Praga, che è il terzo vertice del triangolo della magia bianca, ma che ha una leggenda particolare. Il Ponte Carlo di Praga porta con sé un mistero. Nel 1357, il giorno 9 del settimo mese dell'anno, esattamente alle 5:31, fu posata la prima pietra per la costruzione di questo ponte. Se questi numeri vengono uniti in successione, formano un palindromo. E questa è una particolarità, è una cosa alla quale è stata data una ricchezza simbolica. Ma c'è anche un'altra leggenda, perché nel 1500 a Praga regnava Re Rodolfo II, detto anche il Re Pazzo, che aveva letteralmente messo a perdere gli alchimisti perché pretendeva che trovassero la formula per trasformare il metallo in oro. Ovviamente non ci sono riusciti e il re continuava a insistere, li metteva proprio a perdere. Quando finalmente gli è stata tolta la corona, tutti hanno tirato un sospiro di sollievo, ma sembra che il re, anche dopo la sua morte, abbia continuato ad essere ossessionato da questa cosa e sembra che la sua anima, vaghi per i dintorni del ponte, comunque per le strade di Praga che sono intorno al ponte, senza darsi pace. Quindi c'è addirittura chi afferma di aver visto il suo spirito. Quindi Praga è una città sicuramente bellissima, ma anche ricca di leggende, perché comunque queste due leggende sono molto particolari e sicuramente attirano le persone attratte dal cosiddetto turismo esoterico. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate queste leggende e se anche voi, quando siete in viaggio, siete incuriositi da questi misteri e andate magari a cercare qualcosa di particolare. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.